Quest'oggi per l'Ope Week della Val di Nievole vi portiamo a scoprire la grotta Maona. Siamo insieme a Quinzio Malucchi, che è il gestore appunto di questa meraviglia, di una delle meraviglie di Monte Catini Terme, tra Monte Catini Terme e Monte Catini Alto. Allora, quali sono le particolarità di questa grotta? Come è stata scoperta? Quando? Questa è una grotta carsica scoperta nel 1860 a causa dello scoppio di una mina, perché si trova all'interno di una cava mineraria. È una cavità carsica, come dicevo, ancora viva, dove le stalattiti e le stalagmiti si continuano a formare a causa dello scorrere dell'acqua al suo interno. È una grotta che conta due pozzi, una delle rarità delle grotte, perché non tutte le grotte hanno due pozzi. Qual è la particolarità che possiamo e i visitatori possono ammirare in questo punto? Ma in questa sala, denominata la sala della Torre di Pisa, possiamo vedere l'unione delle stalattiti e delle stalagmiti, che vanno a formare appunto una struttura che è paragonabile alla Torre di Pisa. E da qui si può anche vedere che le stalagmiti e le stalattiti sono ancora vive, in quanto abbiamo ancora percolazione di acqua e il formarsi di esse. Queste sono grotte abitate dai pipistrelli e questa è un po' anche una caratteristica di questa grotta. Sì, in effetti sì, perché questa è una delle poche grotte in Italia che ha all'interno dei pipistrelli, di una specie particolare, addirittura una specie protetta, sono circa 33-34 che la abitano, e non sempre i pipistrelli riescono ad abitare una grotta, dunque a fare sia il letargo che poi l'attività di vita. Un'occasione eccezionale questa dell'Open Week per visitare questa grandissima meraviglia di Monte Catini. Quali altre occasioni ci saranno poi per poter entrare quasi in questo angolo di paradiso? Ma noi contiamo nei prossimi weekend di aprire sempre più la grotta, in quanto in questo momento, anche grazie all'attività della Life Montecatini Tuscany, con cui stiamo collaborando, abbiamo avuto la possibilità di riaprire le prime tre camere della grotta, e nei prossimi weekend, come dicevo, cercheremo di renderla ancora più accessibile per arrivare poi al weekend del ponte del 1° maggio, in cui l'apriremo tutta.